tassone è diventato eccessivo nonostante abbiamo cercato in tutti i modi di garantire gli spazi giusti. E ringraziando tutti per la presenza, sperando che l'incontro possa svolgersi in serenità e in sicurezza, lascio immediatamente la parola alla presidente del nostro municipio, Monica Rozzi, che farà un saluto a tutti e introdurrà la nostra sindaca Virginia Raggi, la nostra assessora alle politiche sociali ed educative scolastiche, Laura Baldassarre, che sono venute qui per ascoltare Roma. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti, siete tantissimi, quindi chiedo cortesemente magari di tenere magari la voce un po' bassa se non si riesce a parlare. Ringrazio la sindaca per essere venuta qui da noi, anche se non siamo abituati noi a tutto questo clamore, quindi ci fa piacere, però siamo un po' tutti agitati per questo, tu sarai sicuramente più abituata. Grazie all'assessora Baldassarre, questo è uno degli incontri che porteranno poi alla stesura del piano regolatore sociale del Comune di Roma, dal quale poi scaturiranno i piani di zona dei vari municipi. Noi ci occuperemo della materia delle politiche educative, quindi educative scolastiche. Là dietro è tutto a posto, in fondo ragazzi? No, sento parecchio clamore. Io sono qui semplicemente per fare un saluto, un ringraziamento e per accogliere anche le mie assessore, come si dice a femminile, le mie assessore, la Veronica Mammì, che è assessore alle politiche sociali e abitative del settimo municipio, e Elena De Santis, che è l'assessore alla scuola di questo municipio. Vi auguro buon lavoro, io sarò qui con voi e ascolterò il religioso silenzio. Grazie a tutti. Allora, intanto qualche informazione tecnica. La mia collega Veronica Mammì sta leggendo le schede cercando di ordinare gli interventi. Nel momento in cui ci saranno gli interventi e verranno chiamate le persone che si sono prenotate a illustrare il loro contributo, per una questione di tempi vi preghiamo di rimanere nei 2-3 minuti, e per quanto riguarda l'introduzione chiediamo cortesemente una breve presentazione, nome, cognome ed eventuale rappresentanza. Bene, come diceva la Presidente Rozzi, io sono l'assessore alle politiche scolastiche ma anche giovanili, culturali e sportive di questo municipio. Diciamo che insieme con l'assessore alle politiche sociali abbiamo sempre collaborato, perché sì, effettivamente è un po' difficile riuscire a parlare, malgrado io sia un'insegnante e quindi abituata un po' di vociare, però riesco poi ad ottenere in genere la calma, forse perché ho lo sforacchio del registro in mano che qui non ho, e quindi confido nel senso civico e nel buon senso di ognuno. Dicevo, mentre a livello capitolino le politiche educative scolastiche e le politiche sociali sono fisicamente riunite nella stessa persona, a livello municipale invece sono divise in due assessorati differenti, che però anche dal punto di vista logistico sono ubicati all'interno dello stesso ufficio, e questa è una scelta precisa, non solamente dettata da ragioni di spazio ma da ragioni di opportunità. Infatti i due assessorati collaborano strettamente nella programmazione, nella progettazione, nella verifica, nel monitoraggio di tutte le azioni educative e didattiche che vengono portate avanti a livello municipale, tant'è vero che insieme abbiamo lavorato per esempio e stiamo lavorando nella programmazione dell'assistenza educativa culturale, stiamo lavorando nell'ambito della programmazione, della riprogrammazione degli interventi finanziati con la legge 285, abbiamo visto insieme delle iniziative a supporto dell'infanzia e dell'adolescenza, e stiamo anche lavorando sulla riprogrammazione del servizio NIDI. Per quanto concerne il discorso specifico, il tema specifico che ha toccato questo municipio e che effettivamente in tema di politiche educative scolastiche ha dei numeri per poter introdurre il discorso, perché oltre ad essere uno dei municipi più popolosi, probabilmente il più popoloso, con una densità notevolissima, abbiamo anche un elevatissimo numero di strutture.
Abbiamo infatti 23 nidi a gestione diretta, 14 nidi in convenzione, 2 nidi in finanza di progetto, 35 nidi privati autorizzati, 31 scuole dell'infanzia comunali, 21 scuole dell'infanzia statali, 39 primarie statali, 25 secondarie di primo grado, circa 15 scuole superiori secondarie di secondo grado e un centro di formazione professionale comunale. Quindi diciamo che abbiamo una variegata platea di strutture educative scolastiche che coprono dai 0 ai 19 anni d'età, grosso modo, oltre a poter contare sulla prossimità dell'Università di Tor Vergata, che ha ancora il suo rettorato all'interno del territorio del nostro municipio. Mi piace iniziare questo incontro con una citazione da un testo che si intitola La scuola visionaria, un'altra scuola è possibile, che è un testo scritto da un insegnante che ha collaborato con una delle 3 biblioteche di Roma che insistono nel nostro territorio municipale, che è una delle pochissime strutture che è dedicata proprio ai bambini, la Casa dei Bimbi, che sta in via Libero Leonardi, quindi in una zona prossima al Gra. La scuola è l'ultimo ancoraggio, se fallisce il futuro sarà veramente incerto, se non saprà costruire una nuova umanità la società sarà destinata a una paurosa regressione. A scuola si giocano le sorti del mondo e la sua voce autorevole può rinnovarlo in modo radicale, la sua funzione politica e sociale può realizzare una rivoluzione etica e culturale, fermare gli eventi e trasformarli fino a creare un mondo autenticamente umano. Una scuola animata da idealismo e amore visionario esercita un potere che rimane per tutta la vita e la trasforma. L'autrice di questo testo ha collaborato con la Casa dei Bimbi per realizzare un corso di formazione per adulti sul tema Educarsi per educare. E mi piace sottolineare che all'interno del nostro municipio, oltre a strutture educative scolastiche, esiste anche la città educativa, che è una struttura del comune di Roma, che sta nella zona del Quadrario, che è proprio un centro di documentazione pedagogica e che ospita anche la Fondazione Mondo Digitale, che quindi coniuga la pedagogia tradizionale e la riflessione pedagogico-didattica con una riflessione sui nuovi media. Quindi diciamo che è una scuola ancorata saldamente nel territorio, con una visione antropologicamente centrata sui bambini e sulle bambine, ma proiettata comunque verso il futuro. In questo senso vorrei anche sottolineare che abbiamo voluto recare qui una testimonianza tangibile del lavoro che come assessorato municipale stiamo facendo con tutte le nostre scuole. Infatti abbiamo arredato la tavola con esempi di opere realizzate dai nostri bambini e ospitate negli spazi espositivi del municipio, ospitati anche al di fuori del municipio. E questo perché effettivamente non vogliamo semplicemente che la scuola sia un servizio, ma sia anche uno strumento di supporto alle decisioni politiche che vengono assunte. Ma visto che siete tantissimi e le persone che sono fuori sono ancora di più di quelle che sono in sala, noi organizzeremo un nuovo incontro a cui parteciperà, dato la disponibilità della nostra sindaca a partecipare, logicamente noi avendolo saputo con pochissimo anticipo, perché giustamente piena di impegni si è liberata e ci ha fatto la cortesia di venire, la prossima volta organizzeremo in una sala molto più ampia e cerchiamo insomma di soddisfare le esigenze di tutti. Per il momento ci scusiamo, ma non era previsto, giusto sindaca, l'intervento di oggi, che è stato accolto con molto piacere, ma diciamo ha creato anche un po' di disguidi. Quindi ci scusiamo con le persone che sono fuori, organizzeremo sicuramente un nuovo incontro, la sindaca già ha dato la disponibilità a partecipare, lo faremo in una sala che riuscirà ad accogliere tutti, scusate per il disagio. Allora, passo la parola all'assessore Mammì che così poi aprirà anche lo spazio agli interventi. Salve a tutti, innanzitutto okay.
Salve a tutti e grazie per essere qui. Ho poco da aggiungere, visto che la mia collega insomma ha già detto abbastanza. Noi lavoriamo molto in squadra come assessorati, in atto che oggi appunto siamo qui entrambe, stiamo lavorando su svariati temi insieme, come il tema per esempio degli AC o la riprogrammazione della 285. Facciamo un lavoro di sinergia perché crediamo molto nell'integrazione nel lavoro di squadra. Non mi dilungo con gli interventi, ma con il mio intervento vogliamo procedere nel dare la parola alle persone. Allora, io ho un elenco di persone che si sono accreditate online. Sì, facciamo fare un saluto prima al sindaco? Ok, d'accordo. E poi inizieremo con gli interventi. Allora, innanzitutto grazie, scusate la voce, oggi sto così. Sono molto contenta che questi incontri di Roma Ascolta Roma abbiano questo successo, perché è il modo con il quale l'amministrazione intende riprogrammare l'attività, ossia l'ascolto dei cittadini, la partecipazione dei cittadini alla creazione delle politiche pubbliche, che peraltro in questo caso, come quello del piano sociale cittadino, sono rimaste assenti per oltre 13 anni. È un modo non solo importante, ma è il modo con il quale questa città riparte dai propri cittadini. È per me quindi un onore davvero essere qui, vedere che questo tema peraltro suscita tutto questo interesse. È motivo di orgoglio, perché puntiamo molto sulla scuola, sulle politiche educative. Quando diciamo che i bambini sono il nostro futuro, ci crediamo davvero, e quindi vedervi così numerosi ci fa ben sperare, perché voglio dire, dobbiamo essere tutti concentrati sull'obiettivo, che è quello di riscrivere un po' il disegno anche sulla scuola e sulle politiche educative, che in questa città sono un po' mancati. Siamo più che certi che con il vostro aiuto faremo un ottimo lavoro. Grazie. Grazie. Allora, iniziamo con l'elenco degli interventi. Allora, abbiamo l'Associazione Cittadini del Mondo. Ok. Chiediamo, visto che gli interventi programmati sono tanti, un tempo di 2-3 minuti ad intervento, così da poter dare la possibilità a tutti di poter intervenire. Grazie. Potete venire qui. Allora passiamo il microfono. Buongiorno, cercherò di essere molto rapida. Noi siamo un'associazione che lavora nel territorio dal 2002, ci occupiamo di integrazione, ci occupiamo di rifugiati in particolar modo, ci occupiamo di Palazzo Selam, che è il palazzo occupato qui alla Romanina, e qui c'è un rappresentante che non trovo più alle mie spalle, che sta lì, che potrebbe dire due parole. In particolar modo però ci occupiamo anche di, abbiamo una biblioteca, questo municipio ci sta dando una grandissima mano, perché noi siamo qui dal 2002 che lavoriamo sul territorio con l'immigrazione, ma dal 2008-2009 lavoriamo nelle scuole, abbiamo una biblioteca dentro il comodato d'uso in convenzione con il municipio, e abbiamo moltissimi libri in lingua, e facciamo lì dentro sportello sociale e integrazione con gli stranieri. In particolar modo volevo far dire due parole a lui, che è del Palazzo Selam, e per loro sono stati fatti ben 7 corsi di italiano a cui loro partecipano, in quanto è un palazzo dove sono presenti somali, eritrei, etiopi e sudanesi, e molti di loro sono dagli 800 ai 1200, continuano a parlare solo il loro idioma. Bene, grazie a voi, saluto la presidente. Allora, 16
chiedendo solo una cosa del nostro palazzo. Siamo dall'ultimo momento, abbiamo avuto un problema di residenza, sono bloccata. Allora, questa residenza ci ha bloccato tutta la nostra cosa, perché il lavoro, tutte le cose sono bloccate. Sai che ti diamo, speriamo, la possibilità per aprire di nuovo questa residenza. Grazie, grazie. Allora, il prossimo ad intervenire è l'associazione Onda Gialla. Onda Gialla, che la sindaca ben conosce perché ci siamo incontrate le prime volte quando ancora era consigliera e noi facevamo i sit-in a Campidoglio e lei ci appoggiava verso l'amministrazione di Marino. L'assessora ci conosce molto bene, infatti non prenderò molto tempo perché tutte le nostre istanze le conoscete molto bene, le abbiamo messe per iscritto, le abbiamo ridette l'altra volta, abbiamo partecipato alla commissione scuola di martedì, qualche martedì fa, e la Presidente Zotta sicuramente vi ha aggiornato. E quello che vi chiediamo oggi è per cortesia una risposta sulla decisione che avete preso rispetto ai nidi convenzionati. Ci teniamo tantissimo a sottolineare che sicuramente qui saranno presenti anche le colleghe dei nidi comunali, i sindacati eccetera. La nostra non è una lotta contro i nidi comunali nella maniera più assoluta. Vi chiediamo di riportare il sistema integrato pubblico-privato a quello che era all'origine, quando lo inventò Veltroni e chi con lui, con il CNR, con la formazione, con i nidi di qualità. E il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini, questo è il nostro slogan, quindi dimostratecelo con i fatti e per cortesia oggi diteci cosa, veramente a cosa andiamo incontro. E da domani, in qualsiasi modo esca il bando, da domani sediamoci al tavolo insieme. Siamo un'associazione competente, di gente competente, che fa questo lavoro da anni, quindi prendeteci in considerazione, non la nostra associazione come i nostri colleghi che non fanno parte dell'associazione, però prendeteci in considerazione perché possiamo offrire ottime consulenze gratuite, tra l'altro. La cooperativa Arca di Noè Hollis. C'è l'Arca di Noè? Ok, vado avanti. Angirigo. Buonasera, io sono un'educatrice di un asilo in convenzione, l'asilo Amico A, e io come tutte le mie colleghe ci stiamo battendo per la libera scelta per i genitori durante l'iscrizione dei propri figli all'asilo. E visto che qui è in gioco non soltanto i bambini che vengono al primo posto, ma anche noi come lavoratrici, i nostri datori di lavoro e tutto il tempo che hanno investito per fare ciò che facciamo, vogliamo delle risposte. Anche perché l'apertura di questo bando sembra essere in continuo rimando e aspettare a oltranza è molto difficile e pesante, quindi vorremmo delle risposte.
di cui bimbe che hanno seguito. Una mamma di due bimbe che hanno frequentato l'asilo nido convenzionato a Ghingò. La prima bimba è già uscita da questo asilo nido, adesso va alla scuola materna, e la seconda bimba ancora uscirà quest'anno, quindi ancora frequenta questo asilo nido convenzionato. E voglio solo portare una piccola testimonianza, premettendo il fatto che nelle mie parole non c'è assolutamente nessuno, non vuole esserci assolutamente nessun tipo di polemica, lo dico prima perché poi magari può sembrare, ma è solo un racconto. E intanto vi dico che il giorno che ho portato la mia prima bimba all'asilo, ho letto un cartello sulla porta della classe dei medi dove sarebbe stata accolta, e c'era scritto che il nostro successo è la felicità del tuo bambino. E io vi posso raccontare, perché l'ho visto nelle mie bimbe, che loro sono state felici, sono felici, proprio seguite in maniera con una cura, non solo delle cose materiali, che assolutamente io racconto dell'asilo Ghingò, ma della persona bambino. A volte ci dimentichiamo che il bambino è una persona piccolina che però ha bisogno proprio di essere trattata come una persona, e questa cura della persona, io questo lo testimonio. E vi racconto solamente la mia piccola esperienza, perché la mia prima bimba non è stata presa nelle liste comunali, e io ovviamente ho cercato un asilo privato, convenzionato, e appunto ho conosciuto l'asilo di Ghingò. Dopo il primo anno di asilo, la bimba è stata ad aprile, sono stata chiamata dal comune perché si era liberato un posto ad aprile per inserirla volendo, diciamo, nella fine dell'anno scolastico. Le abbiamo fatto fare la fine dell'anno scolastico, diciamo, dove stava, e abbiamo deciso, va bene, andiamo al comunale, nel senso che ci avvicinavamo a casa, io aspettavo la seconda bimba, pur con la fatica di doverla togliere da questo nido dove aveva passato un anno di crescita meravigliosa. E allora il 4 settembre cominciava la scuola, il 3 settembre non sapevamo niente, ricevo una telefonata la mattina, mi dicono: guarda che c'è la riunione delle maestre che devono incontrare i genitori, ma l'asilo, in quel caso era il cestino dei tesori, è stato chiuso perché il tetto forse crollava, insomma non si sapeva niente, ma cioè, tutti sappiamo della vicenda del cestino dei tesori. Andiamo a questa riunione e scopriamo che i bambini del cestino dei tesori sarebbero stati smistati per tutti gli asili del municipio in piccoli gruppi. Allora diciamo: vabbè, vediamo che sta succedendo. Andiamo a fare il colloquio con le maestre del cestino dei tesori che avrebbero preso in cura la mia bimba, e scopriamo che lei sarebbe stata tutto l'anno in una stanza che era lo sgabuzzino riservato ai tavolini, alle sedie, in un nido che era quello destinato, che in quel caso era il Melograno, con le maestre che ci dicevano: questo è lo spazio, da una parte le sedioline, i banchetti su un muro, e i bambini avevano un altro angolo della stanza dedicato, attrezzato alla meno peggio, avrebbero dovuto mangiare e dormire nello stesso posto. Io sono uscita, ho alzato il telefono, ho chiamato l'asilo nido Ghingò e ho reiscritto da privata mia figlia per il secondo anno, pur avendo il posto al comunale. Che questa è la tematica del momento, quindi è chiaro che vorrei anche ricordare il fatto che siamo al 28 di febbraio, e lo scorso anno diciamo che il bando Nidi è uscito almeno a maggio, e intorno a metà marzo noi ci siamo posti l'obiettivo di
dare la possibilità del bando, perché riteniamo che sia prioritario. Io insomma credo che poi le politiche si costruiscano anche attraverso il racconto di singole storie, quindi se fosse possibile mi piacerebbe, magari potete inviarci tutte le vostre singole storie. Noi quest'anno purtroppo abbiamo vissuto ad ottobre il dramma inverso, nel senso che c'è stato un asilo nido convenzionato che ad ottobre improvvisamente ha chiuso nel nostro municipio, abbiamo avuto il problema invece di dover sostenere e ricollocare i bambini. Quindi è chiaro che poi le vicende particolari, senza voler entrare poi nel merito del discorso dell'edilizia scolastica che è stato toccato in maniera tangente dalla mamma, ma che è un problema reale gravissimo, perché purtroppo i fondi di finanziamento sono pochissimi, i trasferimenti dallo Stato sono assolutamente insufficienti per quelle che sono le nostre esigenze. Quindi io costantemente in queste deleghe che ho, ecco, non ho menzionato in maniera specifica l'edilizia scolastica, perché la vorrei associare alla scuola in maniera fisiologica. In realtà questa delega mi porta via il quadruplo, il quinturlo del tempo, non faccio altro che fare sopralluoghi nelle scuole, perché le nostre scuole cadono realmente a pezzi, e quindi cerchiamo in tutti i modi. Noi abbiamo deciso veramente come amministrazione di dare la priorità alle scuole, tutti i fondi possibili e immaginabili, dalla segnaletica orizzontale, voglio dire, la prima cosa che abbiamo fatto a settembre, abbiamo speso tutto quello che avevamo per poter rifare la segnaletica in prossimità delle scuole. Creiamo tavoli continuamente anche per l'assistenza educativa culturale, lo stiamo dicendo, quindi non voglio dare l'impressione di voler troncare o di volerci sottrarre a questo tema, però vi chiediamo davvero lo sforzo di utilizzare questo momento per affrontare le diverse tematiche che vengono chiamate in causa nelle politiche educative e scolastiche, per apportare dei contributi anche in termini propositivi, progettuali, che noi possiamo poi accogliere all'interno del nuovo piano regolatore. Ecco, quindi grazie a tutti per lo sforzo che facciamo in un momento che capisco perfettamente quanto sia difficile, sono mamma anch'io. Ecco. Bello? Ok, grazie. E ok, il prossimo a parlare è Vivi l'asilo associato a Onda Gialla. Niente, ok. Poi il CEIS Prete Ornella. È lei? Ok. Allora, io cambio un po' discorso, nel senso che parlo di interventi nelle scuole superiori in maniera particolare, perché noi del CES abbiamo molto lavorato con il progetto di Sierra Education riguardo i problemi della salute in genere, e sono stati poi questi progetti purtroppo completamente chiusi. Ricordiamo che il protagonismo degli studenti nelle scuole è importantissimo. Non possono essere soggetti passivi, devono essere assolutamente sostenuti, e il sostegno va indirizzato soprattutto a quei ragazzi che magari sono veri protagonisti fuori dalla scuola, ma che devono recuperare un senso, una motivazione a restare nella scuola. E io penso, almeno dall'esperienza che poi abbiamo accumulato in questi anni, che i progetti di peer education, quindi di lavori proprio in gruppo con gli studenti, consentano di arrivare a obiettivi importanti. E poi sono comunque obiettivi che spesso sono anche riconosciuti dai docenti e dai dirigenti. Certo, bisogna, come dire, collaborare con i docenti, con la dirigenza, perché alle volte un intervento lo possono vedere come dire, in disaccordo con quello che può essere l'impegno all'interno delle scuole, cioè quindi, diciamo, la programmazione generale. Però così non è, sappiamo l'importanza della
salute nella vita dei cittadini, ma dei ragazzi in maniera particolare. Quindi temi come le dipendenze, ma anche le malattie sessualmente trasmissibili. Io penso che non ci si renda conto quanto questi ragazzi crescano, quanto sono proprio, come dire, raggiungerli è molto difficile e ci vogliono interventi mirati, ci vuole la partecipazione in realtà di tutti. Quindi io mi fermerei a questo intervento. Prossimo intervento, gli orsetti del cuore. Due. Ci stanno gli orsetti? Ma c'è? Non ci sono gli orsetti, ma si altro. Roberto Romano. Roberto Romano? C'è? Ok. Allora, la Ludus Cooperativa. Buonasera a tutti, io mi chiamo Liana Rati e sono l'educatrice di uno dei tanti nidi convenzionati con il Comune di Roma e vengo qui per sottolineare l'attenzione che si chiede alla decisione, in merito alla presa di alcune decisioni che possono influenzare in maniera positiva o negativa sia la libera scelta delle famiglie che anche comunque il lavoro di tantissime persone. Questa mattina in municipio c'è stato un tavolo tecnico dove per la prima volta davanti alle spiegazioni di un gruppo di gestori di strutture convenzionate si è chiesto di attenzionare la libera scelta delle famiglie ed è stata approvata all'unanimità sia dall'opposizione che dal Movimento 5 Stelle e anche l'assessore e il direttore del Consiglio del Municipio si sono comunque impegnati affinché diciamo si sono detti favorevoli a concretizzare con delle risposte positive attraverso la libera scelta per le famiglie. Grazie. 13. Grazie. Grazie a voi. Ora educare SAS. È necessario, serve una ridefinizione. Ok. La possiamo intervenire noi? E Ginardo Baron. Non c'è Ginardo Baron, ok. Tiziana Bonfili. Io sono funzionario dei servizi educativi e scolastici del Comune di Roma. Incaricata di POSES e sono molto contenta di questa opportunità di confronto che ho chiesto anche da un po', insomma, ma non mi era arrivata risposta e credo che questo tipo di tavoli vadano fatti molto più spesso. Quindi spero che questo tipo di tavolo possa restare anche come un tavolo permanente
Personalmente vado in pensione a maggio, ma non me ne vado. Ho aperto uno dei primi 13 nidi del comune di Roma, a Quarticciolo, e adesso faccio il funzionario dei servizi educativi dal 2001 nella scuola dell'infanzia e ho una sezione ponte. Credo profondamente nella continuità educativa della fascia 06, credo assolutamente che si debba arrivare a un'abolizione della diversità dei diplomi, prima o poi, lasciando la possibilità alle persone di seguire il bambino da 0 a 6 anni. Credo profondamente nel sistema libero e quindi condivido con quelli che hanno parlato prima dei servizi a convenzione, perché ho avuto esperienze importanti di scambio in questi anni con persone che venivano appunto dai servizi integrativi e per quanto fossi contraria all'inizio, perché pensavo all'importanza di una tanti anni addietro di un pubblico forte, comunque in questi anni ho avuto rapporti ottimi con persone che lavoravano nelle cooperative e veramente rispetto anche alla differenza di trattamento economico, no, a cui sono obbligate, sono comunque le persone assolutamente scegliono dove vogliono andare, perché ci sarà chi sceglie un servizio perché gli sta vicino casa e quindi valuterà questa cosa, ci sarà chi sceglie in base alla qualità, agli indicatori di qualità che quel servizio gli garantisce, quindi questa cosa. Per quanto riguarda i pubblici o le scuole dell'infanzia, è vero, le strutture a volte sono pessime. Io però penso di stare in due scuole dell'infanzia ottime. Sono 16 anni che lavoro su una di queste e ho preso nell'arco di 16 anni circa €1 milione, perché sono 250 bambini. In tutti questi anni noi abbiamo fatto tante cose, la formazione nostra è stata ottima in questi anni e io spero che questo livello qualitativo di formazione continui ad esserci e chiedo assolutamente di poter continuare la formazione insieme alle persone che lavorano nei servizi educativi e che sono stati in questo modo qualitativo deve diventare omogeneo e quindi ci possiamo dare molte cose. Poi riguardo proprio a questa cosa della pensione, dico personalmente non me ne vado, perché lo ribadisco, e continuerò a scrivere di scuole e di nidi come tante di noi e quindi io spero che veramente ci sia questa possibilità di continuare a confrontarci. Grazie. Intervento Luigi Spagnolo. Personale, bisogna fare concorso sia come funzionari dei servizi educativi e scolastici, perché siamo in un dramma visto che ce ne stiamo andando tante, e anche perché ora non abbiamo più questo approccio con i servizi integrativi, proprio perché siamo poche, secondo me, che ci hanno tolto da questo rapporto che era veramente così. E poi il concorso per le supplenze, cioè stiamo aumentando marzo. Prossimo intervento Luigi Spagnolo. Sì, no, io ho fatto presente una mancanza che secondo me è dovuta a una decisione sbagliata presa dal Comune di Roma anni fa, legata appunto all'eliminazione del ruolo di custode scolastico in tanti istituti di Roma Capitale. Il modello insomma tedesco, che associa ogni istituto scolastico un custode che si chiama Hausmeister, funziona abbastanza per evitare interventi di manutenzione straordinaria.
insomma, leggo brevemente quel testo che ho mandato. Concessione degli alloggi di servizio, molti dei quali oggi occupati abusivamente, previa stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto prevede la manutenzione ordinaria dell'edificio, i controlli di sicurezza delle strutture, la vigilanza sulla vendita di generi alimentari all'interno dell'istituto, la sorveglianza del personale di pulizia, il controllo degli ambienti, degli spazi verdi, delle infrastrutture e degli strumenti didattici. Il custode opera in collaborazione con l'amministrazione scolastica, con la direzione dell'istituto e con i docenti. Il ruolo è inquadrato nella rotazione del personale del comune, livello da definire. I requisiti sono diploma tecnico professionale, competenze nei settori dell'idraulica, del giardinaggio, dell'edilizia, conoscenza delle norme di sicurezza. I vantaggi sono appunto che si eviterà il deterioramento delle infrastrutture nei periodi di chiusura, compresi gli impianti di riscaldamento, si ridurranno gli atti vandalici e i furti, si avranno buoni posti di lavoro in cambio di una vera utilità sociale e di un notevole risparmio su varie voci di spesa, soprattutto per la manutenzione straordinaria e per la sostituzione del materiale didattico danneggiato e sottratto indebitamente. Grazie. Prossimo intervento, la Meta, cooperativa sociale Collus. Buonasera, noi abbiamo una nostra cooperativa che storicamente lavoriamo da 37 anni. Quindi siamo la prima cooperazione sociale proprio quella dell'anno 80 che ha cominciato a lavorare su questo. Per quanto riguarda il settore educativo, il concetto della riunione di oggi, per quanto riguarda il settore educativo nel quale noi operiamo ormai da 25 anni più o meno, 1990, io credo che il contributo che noi dobbiamo dare, che si diano un contributo, non si chiede di presentarci se siamo più bravi, perché è troppo facile se siamo più bravi. Io credo che ci sono, come agenzia educativa, ci sono a Roma tre cose che fanno, cioè innanzitutto la visione del 8-5, quello bisogna farlo. Noi abbiamo, ci sono delle esperienze importantissime, i centri di aggregazione giovanile che sono molto importanti in questo territorio, so che sono presenti più di uno con grande qualità e che lavorano, diciamo, anche in maniera non così evidente, lavorano anche verso con progetti a livello europeo che sono importanti. Io credo che forse l'amministrazione dovrebbe raccordarsi con queste strutture e progettare insieme rispetto alla progettabilità europea che noi già stiamo portando avanti e portiamo avanti da anni. Quindi questo va fatto. Una valorizzazione dell'ECI. Allora, noi sull'ECI ci sono. Allora, sono solamente con un micro da stare facendo, cioè, però. C'è un punto che io metterei, noi, io credo che le gare vanno fatte e tutto va, ma io credo che soprattutto vada salvaguardata la professionalità degli operatori. Allora la cooperativa può anche cambiare, non è questo il problema, non è questo che a noi ci preoccupa, a me preoccupa il fatto che ci sono delle professionali che sono anni che stanno lavorando su questo e che vanno assolutamente garantite. Purtroppo ci sono state delle gare adesso, non sulle C ma su altre cose, che non garantiscono questa clausola sociale. Io credo che la formazione degli operatori, diciamo, l'esperienza e quello che va fatto vada assolutamente salvaguardato. Io credo che questo a Roma Ascolta Roma, ascoltateci su questo, parlo a questo numero, a questo punto non della cooperativa, parlo anche proprio degli operatori. Poi la cooperativa certo ha fatto degli investimenti, l'ha formato questi operatori stanno, sono anni, ha esperienza e non credo che una cooperativa che viene da Pinerolo possa in qualche modo avere maggiore, diciamo, presa sul territorio di quanto possono avere esperienza, anche sensibilità di quanto possono avere le cooperative romane che sono nate nella storia e sono nel tessuto di questa società. Ma questo fa parte di un altro aspetto. Io credo che l'aspetto è quello della salvaguardia della professionalità che noi mettiamo in piedi. Noi abbiamo anche uno spazio PEPI, ma hanno già detto abbastanza i colleghi. Sono esperienze molto interessanti. I genitori che stanno con noi se portano i ragazzini fino alla fine. Capisco l'amministrazione, capisco perché è giusto, cioè vanno prima riempiti gli spazi comunali. Però è una mia posizione, gli spazi comunali vanno valorizzati, però è chiaro che l'esperienza delle nostre realtà va valorizzata allo stesso modo. Quindi,
Come non ci sono, ci stanno le nostre realtà. No, no, i quartieri di Roma che non hanno le idee. Allora, io non questo risponderà l'assessore, scusate. Grazie. Prossimo intervento, Azalea Sass, Eugenio Rambaldi. Sì, mi chiamo Rambaldi, sono marito e padre di due coordinatrici, di due asili che abbiamo creato 13 anni fa. Il Comune di Roma ha avuto una visione veramente unica, creare un sistema integrato pubblico-privato, anche perché bisognava raggiungere determinati standard, ce lo chiedeva l'Europa, eccetera, eccetera. Abbiamo, penso, lavorato bene, però sembra che negli ultimi anni ci sia una tentativo di farci chiudere. Ed è un tentativo non onesto, perché se le convenzioni non servono più, se non ci sono più posti negli asili comunali, non firmate le convenzioni. Invece si firma una convenzione, ci verrà chiesto fra qualche giorno quanti posti lasciamo a disposizione e poi fino a luglio non sapremo se verranno mandati bambini. Chiudo facendo una considerazione. Io per hobby sono presidente dell'Associazione dei Project Manager Italiani e quindi mi occupo di gestione progetti, così come secondo lavoro. E quando c'è un problema e la mancanza di bambini nei nidi comunali è un problema, bisogna risalire alle cause. Il comune invece agisce sull'effetto, cioè dice mancano i bambini comunali e allora impediamogli di andare ai privati. Voi state, ministro, avete persino ultimamente impedito la libertà di trasferimento. Bravo. State creando delle riserve di caccia per tutelare, diciamo così, i dipendenti pubblici che noi amiamo, che noi vogliamo che lavorino insieme a noi, però voi non capite le cause. Se c'è una crisi sociale, se le quote ISE sono troppo alte, se i vostri asili costano 3 volte i nostri. Quindi un bambino comunale costa al comune 3 volte quello che costa un privato. Lavoriamo sulle cause, io chiedo solo questo: al momento eliminate la possibilità di farci morire di fame, dopodiché non volevo applausi, volevo solo salvare 23 posti di lavoro, perché oramai ho 60 anni e il mio è a posto. No, ho parlato dei miei, in totale sono 2000 posti di lavoro, 2000 posti di lavoro. E non vedo qua i sindacati, Associazione AND, Associazione Nazionale Docenti, delegata Riccardina Sgaramella. Riccardina Sgaramella e sono presidente dell'AND, l'Associazione Nazionale Docenti. E l'AND si occupa della difesa della categoria dei docenti e della scuola pubblica.
L'argomento è piuttosto scottante. Sono venuta qui per informare i cittadini dell'esistenza delle deleghe scuola, di cui poco si parla e che i giornalisti non affrontano, non se ne parla. Dunque, la legge 107 sapete bene che cos'è, la legge della buona scuola. All'interno della legge c'erano queste deleghe, definite deleghe in bianco, che sono state coperte e mascherate fino a pochissimo tempo fa. Il 14 gennaio del 2017 hanno scoperto il loro volto. Allora, le deleghe sono distruttive della scuola, tra poco meno di 60 giorni, entro aprile, verranno approvate. Quindi io mi sono qui per chiedere il vostro aiuto, soprattutto del sindaco, perché dunque la prima delega prevede il sistema integrato 06. Che cos'è questo sistema integrato? Praticamente, come ben sapete, esistono i nidi, che sono comunali, le scuole d'infanzia, che sono per parte statale e per parte comunale. Questa delega è molto ambigua e tra breve attribuirà la gestione forse agli enti locali, almeno sembra che ci sia scritto così perché, ripeto, è ambigua, o forse allo Stato. E quindi verranno costituiti dei poli dove, nei quali saranno presenti gli asili nido comunali e poi le infanzie, metto il plurale perché non si capisce se saranno statali o, ripeto, comunali. Non si capisce, ripeto, è ancora ambigua, non si capisce se sarà sotto l'egida del DS, quindi del dirigente scolastico, quindi della scuola statale, o se invece verrà passata agli enti locali. La paura che hanno tutte le associazioni di categorie che difendono i diritti dei bambini è quella che il sistema si tenderà a privatizzarlo, perché gli enti locali, come ben sappiamo, non hanno il denaro e lo Stato non può accogliere questi poli. E, peraltro, quindi mi appello al sindaco e chiedo se è possibile fare in modo che i bisogni della gente vengano rispettati. La proposta dell'AND è che questi sistemi integrati siano statali, gratuiti per tutti, e che le scuole e i nidi entrino di diritto nella scuola pubblica, quindi avere un servizio gratuito per tutti. La senatrice Puglisi mi disse che la ragione per cui si è pensato a questo è la diffusione dei nidi nel meridione, ma conosciamo bene il territorio meridionale, le donne se possono forse riescono a lavorare, se lavorano non possono certo pagare un asilo nido privato, al limite si appoggiano ai nonni. Quindi se si vuole diffondere il nido nel meridione è importante che il nido sia dello Stato. Un'altra problematica è la flessibilità, cioè il governo parla dell'utilizzo dei docenti flessibile, e cioè gli esperti dei nidi dovrebbero lavorare per l'infanzia e coloro i quali lavorano per l'infanzia nei nidi. Questo è una cosa assurda, perché i bambini non possono assolutamente essere trattati come in un bazar cinese, hanno necessità della cura di esperti professionisti che conoscano la psicologia dello sviluppo infantile. Un altro, cerco di essere breve, ma sono argomenti importantissimi. Un'altra delega che danneggia irrimediabilmente è quella, la 378, che parla di disabilità e inclusione scolastica. In questa delega praticamente le famiglie che si occupavano dei bambini diversamente abili con il GLH, se qualcuno di voi ha un figlio disabile sa che cos'è un GLH operativo, è un gruppo di persone che lavorano per il bene dei bambini. Dunque il governo ha ritenuto opportuno lasciar fuori le famiglie dal GLH. Significa che un genitore non potrà seguire in prima persona e collaborare con la scuola. E un'altra questione è il fatto che la domanda verrà cambiata, la legge 104 del 92, è il fatto che per fare richiesta dell'handicap non ci si rivolgerà più all'ASL ma all'INPS e poi all'ASL. Significa che famiglie che hanno bambini in difficoltà ci metteranno tantissimo ad avere il riconoscimento, se lo avranno, e il relativo insegnante di sostegno. Quindi io ho concluso e mi auguro che lei, sindaca, faccia quello che è possibile per promuovere la scuola pubblica e per difendere i diritti dei più deboli. Grazie.
ultimo punto per dire che qui, diciamo, a livello territoriale, ma penso che non sia l'unico territorio, abbiamo sempre cercato di dare spazio alle tematiche anche alte. A settembre abbiamo organizzato una serie di incontri sulla Costituzione per illustrare insieme con gli studenti delle scuole, ma anche con tutta la cittadinanza, i quesiti. Abbiamo già preso un accordo per poter parlare delle deleghe della legge 107, perché è un tema diciamo all'ordine del giorno, quindi cerchiamo sempre di dare un respiro ampio anche a tematiche, come dire, che non rivestono direttamente la politica operativa del municipio, ma che poi ricadono sui territori. Colgo quindi questo spunto per dire che ci piacerebbe in questo contesto ricevere però degli input che possano poi essere calati direttamente all'interno del nostro piano regolatore sociale, perché poi di fatto i limiti dell'amministrazione comunale sono diversi rispetto a quelli dell'amministrazione statale, però la tematica è aperta, quindi sarà un nostro piacere averla qui in questa sala fra un mesetto all'incirca. Prossimo intervento, la gradiva di Daniele Arborini, SNC. Okay. Poi l'isola di Nichi, società cooperativa sociale, RL, okay. E cooperativa sociale Nuove Risposte. La cooperativa, diciamo anche un'altra cosa per riprendere un intervento di prima. Ci interroghiamo tantissimo sulle cause che portano a una serie di disservizi che ci vengono segnalati dagli utenti ma anche dagli operatori. Per questo ieri eravamo qui riuniti intorno allo stesso tavolo per parlare del problema degli AEC con tutte le persone coinvolte, dai rappresentanti degli operatori ai rappresentanti delle famiglie, delle scuole e dei dirigenti. Quindi questo per dire che non è che cerchiamo di fare cassa, cerchiamo soprattutto di impostare delle politiche corrette e il tavolo ne è la testimonianza. Infatti io credo che siamo tutti contenti del fatto che ci si riunisce attorno a un tavolo. Noi nella nostra 35ennale esperienza di lavoro fatto nel territorio ci siamo promossi da soci lavoratori per portare la nostra professionalità di allora, che è sempre cresciuta, nei territori in cui abbiamo costruito, se posso dire così, nella cornice pubblica i servizi sociali. Quindi un tavolo di incontro, il tavolo per formulare i piani di zona è un'abitudine essenziale, e quindi tutto il nostro contributo, l'hanno detto moltissimi, tutti gli interventi che ho sentito partono dall'esigenza, a mio avviso, di sentirsi parte attiva. Quindi intanto un tema di, ecco, noi spesso abbiamo riflettuto anche in cooperativa e ci siamo resi conto che creare comunità nel territorio all'interno, ripeto, di una cornice assolutamente di indirizzo pubblico significa tutti i giorni essere a contatto con le persone che sono genitori di bambini diversamente abili, che sono anziani, che sono gli stessi nostri, noi lavoratori che viviamo il territorio. Quindi potersi incontrare oggi attorno ai temi dell'educazione per la mia cooperativa è importante, perché noi abbiamo sia sul fronte dell'educazione e dei servizi educativi, ma anche sul fronte dei servizi 285, come sono stati chiamati, dal 97 avviato sperimentazioni, collaborando sempre, qui guardo, vedo visi noti, collaborato sempre con le forze tecniche dei servizi sociali delle ASL. E oggi parlare di servizi educativi e richiamare cose già dette, non vorrei intervenire su cose già dette, ma sottolineare il fatto che un sistema integrato di servizi, e non mi riferisco soltanto agli asili nido, mi riferisco a quello che oggi mette in moto tutte le mattine nelle case di persone in difficoltà un volto di un operatore professionale preparato nelle scuole, nelle case, nei nidi, che è in sintonia e in armonia con la pubblica amministrazione. Allora, prima qualcuno ad esempio diceva riprendiamo la formazione negli asili nido congiunta. Lo sottolineo questo perché questo ha permesso negli anni di aprire le porte, alzare la qualità in questa città dei servizi. E noi è stato reciproco il piacere, Tiziana, di incontrare e incontrarci e dare continuità ad esperienze. Questa
questa cosa i genitori l'hanno avvertita, le famiglie l'avvertono, noi ci sentiamo spesso chiedere e fanno riferimento alle nostre strutture come a degli epicentri nel territorio di comunità, ripeto. Allora, quest'anno questa cosa ancora non è avvenuta, io penso che si possa recuperare, ma allargare il sistema, tenerlo aperto, renderlo integrato, significa in realtà permettere un equilibrio e permettere alle famiglie di accedere. Io penso che sicuramente ci si stia ragionando al sistema migliore di dar modo alla spesa pubblica di essere la più efficace ed efficiente possibile, e credo che in questo noi un ruolo l'abbiamo giocato. Noi, ad esempio, la mia cooperativa è quella che ha realizzato i project financing in questo territorio, ma l'abbiamo giocato, e finisco, perché abbiamo fatto sì che ci fosse un equilibrio. Se questa città innalza le rette di contribuzione, ad esempio, perché si innalzano i costi, a quel punto questa città spingerà le famiglie in quel mondo sommerso di cui vi chiediamo di occuparvi, di fare crisi. Ecco, perché, e chiudo veramente, se va avanti, se non si interviene su questi aspetti del servizio, si fa un danno a tutti, perché non si danno strumenti alle famiglie, oltre a gettare gli operatori ovviamente in una condizione di lavoro indegna, ma si fa danno a tutti. Grazie. Prossimo intervento, ACLI Provinciale di Roma, Alessandra De Maria. C'è? Buonasera, io rappresento le ACLI Provinciali di Roma e porto il saluto della Presidente Lidia Borzì. Noi siamo attivi sul territorio di Roma Capitale con parecchi progetti, anche uno che rientra nell'ambito dell'adulto 5, e ci siamo resi conto con la nostra esperienza che è molto importante creare una cabina di regia che coinvolga tutte le agenzie educative, le istituzioni e anche il terzo settore, al fine di poter in rete promuovere il benessere non solo dello studente, ma anche dell'ecosistema che lo circonda, delle famiglie e degli insegnanti. E quindi ci auguriamo che il piano sociale e la programmazione del piano sociale tenga conto anche di questa evidenza, di questa esigenza. Grazie. Prossimo intervento, Cooperativa Sociale Santi Pietro e Paolo, Padroni di Roma. Eccoci. Se c'erano le scale faccio come Sanremo. Un po' per... Allora, ad alcuni di voi li conosco, perché ce li conosce. Salve, sono Francesco Sabone, presidente della Cooperativa Santi Pietro e Paolo, Padroni di Roma. Però in questo momento parlo all'interno del coordinamento dei nidi, quindi con le varie sigle, Fede Solidarietà, Lega, Conf, AGC, Onda Gialla e gli altri amici degli altri nidi. Innanzitutto una cosa ringrazio, il diritto di parola e il fatto che possiamo confrontarci su dei problemi. Io spero che su questo aspetto dei nidi, dell'AC e della cosa si apra un tavolo di lavoro, così come sulla fragilità sanitaria noi abbiamo fatto parte anche del tavolo di coordinamento sull'HIV, dove ci sono stati buoni spunti. Si inizi a discutere insieme, non c'è, ecco una cosa che, questo lo dico, è uno degli interventi che mi piace di più, è stata la funzionaria del comune, ha rappresentato quello che di bello c'è in questa città. In questa città non c'è e non ci deve essere una separazione tra i corpi dello Stato, cittadini, funzionari pubblici e privati. In questa città ci deve essere quello che è Roma, una piena solidarietà e piena attività insieme per la collettività. I corpi dello Stato non sono dipendente pubblico e privato, i corpi dello Stato fanno parte di un unico unione. Noi ci stiamo dimenticando di cosa è lo Stato è l'unione di noi cittadini con diverse funzioni: pubblico,
privato, volontario, associazionismo, movimentismo, eccetera. Insieme cooperiamo per questo qua. Allora, uno dei corpi vivi di questa società, lo devo dire, è la cooperazione sociale. Scusatemi, lo tolgo. Perché? Perché quei delinquenti, che si contano sulle punte della mano, saranno cinque realtà, hanno infangato un corpo sano di oltre 1000 realtà. Noi siamo onesti, udite, c'è ogni anno sui meeting convenzione, c'è un criterio strettissimo di dichiarazione di numero di dipendenti, contratti, applicazioni, sicurezza sul lavoro, HCCP e tutto. Noi applichiamo tutte le cose. Per quanto riguarda le applicazioni di contratti, applichiamo e siamo obbligati, grazie al cielo, ad applicare quelli che sono i contratti collettivi. Quindi non c'è disparità di trattamento se non in quei contratti collettivi firmati dalle sigle sindacali che ne hanno fatte di un lavoro, cioè sull'aspetto NIDI ci stanno 4 contratti. Mo io che colpa ce l'ho se chi le hanno firmato 4? Cioè, scusate, almeno uno, mi sembra come che fosse loro. Com'è? È il vostro contratto, uno sei maestra, sei una, non che sei 5. Scusatemi, a me piace un po' drammatizzare, perché se non riportiamo al succo le cose, noi non andiamo avanti. Allora, per quanto riguarda la libertà di scelta delle famiglie, questa paura che c'è, che ora oggettivamente voi ci state ascoltando e quindi voi direte le vostre, quindi vi ringrazio anche per il silenzio, che io per come sono subito interverrò. È una paura che dovete prenderla come la paura di chi, però, quando esprime in queste maniere, si fida e si affida. Una bella realtà di 214 nidi, che se si fa la media sono 2140, ma sono almeno 15 persone ad cosa. Parliamo di oltre 3000 famiglie. Un corpo sano, che la funzionaria del comune ha detto, insieme facciamo la formazione, insieme facciamo la cosa. Prendiamo questo problema, come dice il premio Nobel per la fisica Albert Einstein. Tutti i problemi sono opportunità nascoste. Io sono sicuro che da questa opportunità nascosta noi riusciremo a fare grande il percorso nuovo sui servizi innovativi. Noi le idee e le proposte ce l'abbiamo, voi sicuramente ce l'avete. Una cosa però, e qui mi affido alla saggezza popolare, non di Einstein: gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Se per fare la cosa entro il 3 marzo, magari aspettiamo un giorno e si fa il 4 marzo, ma sedendoci con i rappresentanti delle varie sigle, non per le sigle, con chi volete, con le cuoche, con le maestre, non io, ecco, vengono altro a posto mio. Ci si siede e proponiamo e costruiamo insieme un tavolo di lavoro a tempi strettissimi su cui si può fare tutto. Vi ripeto, sul settore educativo, sul settore sociale, anche sulla EC, vediamolo fatto bene. Non dimentichiamoci, come l'amico cooperatore Carlo, che la cooperazione sociale non è altro, come i NIDI, come l'SRL, chi investe sui servizi alla persona non è altro da chi ci lavora, ma sono le stesse persone, in molti casi, che si sono auto-organizzate, autogestite e formate in imprese, la maggior parte delle quali sono imprese femminili. Questa è la verità. Io sono una stessa, lo dico, ed è una cosa bella. E chiudo, io non ho parlato della nostra realtà, che si occupa di tantissime cose, perché come la mia, tutti qui presenti si occupano di tante cose. L'invito però è questo, vi prego, ci incontriamo su un altro tavolo, ve lo chiediamo, per porre una via di risoluzione, però evitate di fare un bando che impedisca che si possa scegliere nella libertà dei NIDI, non pubblico e privato, dell'offerta educativa. Vi ringrazio. Annunciare il prossimo intervento, volevo ricordare i 3 minuti, perché abbiamo ancora tanti interventi da fare, quindi stringiamo un pochino i tempi dell'intervento. Allora, la prossima a parlare sarà Lega Coop Lazio. Thank you.
Vado avanti? Ok, allora prossimo intervento, ufficio di piano Municipio Quinto. Non c'è? Sì, c'è. C'è? No, sì, sì, purtroppo non è possibile, perché sennò non si sa abbastanza microfono. Beh, in realtà le questioni sono talmente tante che starci in tre minuti è impossibile. Ne accenno solo le prime tre o quattro che mi vengono in mente. Parto da un livello superiore. La Regione Lazio ha iniziato a sua volta il percorso per il piano regionale, a partire dalla legge 11 di integrazione sociosanitaria e quant'altro. 60 pagine di testo di legge ufficiale, neanche una parola sulla scuola. Esiste una ragione non ufficializzata, ma ufficiosa, però sostanzialmente reale, che è stato semplicemente uno spostamento di centri di costo ad altri dipartimenti. Sarebbe auspicabile che su questa tematica l'amministrazione comunale faccia una scelta completamente differente. Esistono delle problematiche riguardo all'inclusione scolastica che sono integrate, complesse e stratificate, a partire da quella dell'assistenza sociale, l'assistenza educativa e culturale, che è una delle principali, funziona anche a voi, che è una delle principali risorse di cui si avvale anche la scuola statale. Il 90% di 730 scuole statali si avvalgono di servizi del Comune di Roma, che vengono gestiti, organizzati e finanziati in modalità completamente diversa da un municipio all'altro. E all'interno degli stessi municipi, come fino a poco tempo fa è avvenuto nel Municipio Quinto, risultante dall'accorpamento di altri due municipi, in maniera non omogenea. Esistono delle problematiche comuni che vanno affrontate in qualche maniera, non penso che vengano risolte nell'arco di un anno, di due anni, neanche del triennio previsto, ma sarebbe il caso di cominciare ad affrontarle. Come un'altra tematica potrebbe essere da affrontare sicuramente quella della accessibilità riguardo all'inclusione scolastica. Chi non si occupa a tempo pieno di inclusione scolastica tende a dare per scontato che certe cose vengano fatte quando non vengano fatte. Io ti voglio citare una semplice banalità, una sciocchezza. Tutte le scuole di Roma hanno un bagno per persone con disabilità. Questo bagno è concepito in base a normative, le UOT dei vari municipi hanno procedure di adeguamenti dove non c'erano, hanno provveduto, ma la normativa non è pensata per i minori, la normativa per la disabilità è pensata per persone adulte e non corrisponde a queste, alle esigenze particolari. Di questo nessuno che non abbia avuto un figlio con disabilità complessa lo fa. Un'altra questione, e poi chiudo per stare in questi tre minuti. Tra pochi giorni sarà nuovamente la giornata internazionale dell'autismo. Un anno fa, in quella stessa giornata, la passata consigliatura comunale aveva votato una mozione affinché i municipi cominciassero ad dare concreta attuazione all'articolo 14 della 328, si chiama progetto individuale. Significherebbe che intorno a un tavolo si convocano tutti gli attori, si stabilisce un budget di salute definito sul reale profilo di funzionamento globale della persona, minore o non minore, e su questo vengono attuati gli interventi, che sarebbe un sostanziale superamento da quello che avviene di solito, in cui i municipi, i GLA cooperativi, le strutture interne alle scuole, le equipe multiprofessionali delle ASLE indirizzano la famiglia, indirizzano il minore a quello che è già esistente finanziato con la 285. E c'è stato in tutti questi anni un sostanziale arretramento dovuto a condizioni di difficoltà di bilancio su tutto quello che riguardava l'inclusione scolastica da parte dell'amministrazione comunale. La 285 prevedeva tra le altre cose in passato il finanziamento della legge regionale 2992, che consentiva alla scuola l'acquisizione di ausili, di presidi importanti di tipo educativo. Tutto ciò non è più accaduto da quasi 10 anni. Questo nel silenzio generale.
ci sarebbero molte altre questioni di cui varrebbe la pena magari parlare in altre situazioni, però. Prossimo intervento, Cooperativa Virtus Roma. Buonasera a tutti. Io sono rappresentante legale di una cooperativa che esiste da 10 anni, si occupa prevalentemente di asili convenzionati. E sono nati con la mia capofila che è Virtus Italia e ora sono state dette tante cose. Ormai il problema è stato veramente tirato fuori per quello che è. Libertà, mi voglio soffermare su questa parola, la libertà di scelta dei genitori, e io parlo e voglio parlare anche come genitore, perché sono appena uscito dall'asilo nido come papà e sono entrato alla scuola dell'infanzia. Le carenze sono tante, e voi le sapete, della scuola comunale sono tante, ci chiedono di raccogliere i soldi per la carta igienica, ci chiedono di dipingere le aule. Questo non succede nei privati convenzionati, e ci dicono che non possono accendere i condizionatori perché non c'è la manutenzione, ci dicono che non si può utilizzare il giardino perché non arriva la manutenzione da parte del servizio giardini. Libertà, la libertà di scelta, e ora mi trovo con la mia maggiore a dover scegliere la scuola elementare, e noi genitori ci parliamo, facciamo rete tra di noi e cerchiamo sempre di scegliere il meglio. Ora, se c'è una possibilità di scegliere il meglio per mio figlio, io vado verso il meglio. E le scuole elementari, anche se sono tutte pubbliche e statali, non sono uguali. C'è quella che funziona meglio, c'è quella che funziona peggio. E noi genitori ci consigliamo tra di noi, cerchiamo di andare alla scuola che funziona meglio, no? Come qualsiasi genitore farebbe. Ora, i privati convenzionati sono stati creati, sono stati voluti per un programma anche di paragone, di interazione, no? Cioè di partecipazione anche col comunale. Costringere noi famiglie a scegliere obbligatoriamente le prime 5 scelte presso la struttura comunale è una cosa che nasconde il reale problema. Qual è? È come, scusate se faccio un esempio brutto, che magari qualcuno si potrà anche offendere, è come avere un figlio tossico e dargli 100 euro al giorno perché così non rubi, così non commette reati, così non commette reati. È lo stesso discorso. Il comunale, probabilmente ci sono delle pecche, bellissimo, per carità, ci sono delle pecche, cerchiamo di curarle insieme. Non è questo lo strumento, obbligare le famiglie a scegliere in quale struttura andare. Vi ringrazio. Scusate, un po' di silenzio per favore, altrimenti non riusciamo a sentire bene gli interventi. Allora, il prossimo intervento, Vincenzo Pina. Pira. Pira o Pina? Non leggo bene. Pira, ok. Io parlo. Sì, parlo a nome del coordinamento dei centri interculturali di Roma, ci siamo già incontrati un paio di volte con l'assessore. Bando del 2010 dei presidi dell'intercultura, dell'integrazione, nati con l'intento che in questa città nessuno si senta suolo, nessuno si senta discriminato, ma abbiano le condizioni e le possibilità di studiare e di sentirsi parte di una comunità anche appartenendo a culture o a etnie diverse. La precedente amministrazione, quella del commissario Tronca, ha deciso di portarlo in questi bandi ai municipi ed è nato un caos perché ognuno senza una direttrice unica si è orientato in base a delle risorse scarse che aveva, discriminando un centro dall'altro a seconda del territorio in cui si trovava e creando comunque una frammentarietà
che non favorisce veramente un lavoro d'insieme che deve essere recuperato. Quindi quello che chiediamo è che quel tavolo si riunisca di nuovo e che nella programmazione del piano sociale cittadino questo aspetto diventi un qualcosa di unitario che non discrimini nessuno. Grazie. Prossimo intervento, Filomena Di Cesare. Buongiorno, buonasera. Con la sindaca ci siamo conosciuti in occasioni di danze della commissione scuola quando lei era una consigliera. E io sono una dipendente capitolina che ha attraversato un'intera città per raggiungere questo posto, visto il tema che si trattava, perché lavoro nel settore educativo scolastico. L'assessora ha in mano un nostro documento che l'abbiamo lasciato tramite la segreteria e faccio parte di un gruppo di persone, educatrici, insegnanti e io funzionaria della scuola dell'infanzia. Crediamo che il pubblico, perché sia di qualità, la politica deve avere una forte intenzionalità in sintonia con l'intenzionalità pedagogica di questa città. È l'unica città d'Europa che ha questo patrimonio di servizi a gestione diretta, l'unica città. E se si ritrova il filo conduttore che un po' si è perso negli anni, prima che arrivaste voi, su come il pubblico forte sia anche un riferimento per chi è in convenzione, se questo si recupera anche il senso delle scelte politiche che si fanno per la città. Noi chiediamo all'assessora e alla sindaca, come dipendente di questa amministrazione, che ogni scelta che si faccia in questa città si tenga a mente che vanno tenuti insieme i tre diritti delle bambine e dei bambini, dei genitori e di chi ci lavora nei servizi. Se la politica riesce a tenere a mente questo, allora siamo nella direzione giusta. L'altra cosa che mi preme dire è che la continuità 0-6 anni ha un forte senso sociale oltre che formativo, perché in una società come la nostra, disgregata e spesso anche monoparentale, in cui ci sono pochi contesti di integrazione e di socializzazione, immaginare che un bambino e una bambina facciano, e le loro famiglie facciano lo stesso percorso di disorientamento il primo anno, orientamento il secondo anno, il terzo anno finalmente si sono radicati nella realtà, ricambiano per andare nella scuola dell'infanzia dove di nuovo saranno disorientati, si devono orientare e poi appena si radicano devono cambiare. Quindi lo 06 ha una forte valenza oltre che educativo formativa anche sociale, quindi le ragioni storiche che hanno portato a tenere divisi le scuole dell'infanzia non hanno nessun fondamento né psicologico e né pedagogico, tantomeno sociale. L'altra cosa che mi preme dire all'assessora che oltre ad approvare pienamente che ci sia un'assessora al sociale alla scuola, le dico anche che se interveniamo sulla scuola preveniamo e agiamo prima che ci sia il disagio sociale, e se integriamo un po' di più i progetti sociali dentro le scuole avremo anche una razionalizzazione della spesa e un maggiore efficientamento dei risultati poi ottenuti. Quindi a questo proposito le propongo, assessora, c'è già un'ipotesi elaborata in sede di educazione permanente degli adulti, EDA. Questa città ha un grande patrimonio, avrebbe ancora 7 comitati locali per l'educazione degli adulti. Li riprenda in mano, assessora, perché questo permette di integrare le politiche della formazione con le politiche sociali, a partire dai 0 anni insomma, all'età avanzata. Mi dedico questo dicendole anche che al protocollo di integrazione socio-sanitaria si deve arrivare invece a un protocollo di integrazione socio-sanitaria e scolastica, perché così avremo veramente un vero contrasto anche alla dispersione scolastica e alla difficoltà della genitorialità nella nostra città. La cosa che mi preme dire alla sindaca anche e a chi fa politica in questa città: cominciamo a maturare un linguaggio comune. Cominciamo a non dire più che ci sono fasce deboli della società. I migranti, le persone con handicap, le donne, le bambine e i bambini non sono persone deboli, sono rese deboli da una cattiva organizzazione sociale. Sono rese deboli
da deboli politiche. Non dico cattiva politica, perché la politica è solo bella, è solo buona. Ascoltate, se la politica non è bella, è male a fare, è inciucio, è tornaconto. Quindi se è politica è interesse della città, e perché sia interesse della città dobbiamo saper tenere insieme i tre famosi diritti. Vi prego, su questo, ogni scelta che farete, fatela in questo senso. Grazie. Grazie dell'intervento. La prossima a parlare è Lais. Non c'è? Prossima. Insieme per la solidarietà, Roma 1. Buonasera, io sono Piero Bianchi, sono il presidente dell'associazione Insieme per la solidarietà Roma 1. Sono contento di stare in questo tavolo questa sera per alcuni motivi molto rilevanti verso il piano sociale cittadino. Ovviamente il tema di questa sera è la scuola, però io credo che nella scuola dobbiamo collegare una serie di fattori importanti. Non è stato citato da nessun intervento, secondo me, un anello sociale che contribuisce moltissimo all'andamento utile nella scuola, sia per quello che si può fare per i bambini, e lo metto sotto la forma più precisa per i nipoti, e quello che in qualche modo servono quei cosiddetti vecchietti anziani, nonni, che in qualche maniera riescono a dare un contributo sostanziale politico dal punto di vista di educazione e di sicurezza nell'ambito proprio dell'intimità familiare. C'era un progetto bellissimo a Roma che, guarda caso, l'hanno copiato in moltissime città. Roma l'ha perso. Era un progetto chiamato Un amico per la città e comportava un compimento circa 1700 anziani che erano diventati non i nonni dei propri nipoti, ma i nonni di tutti i bambini davanti alla scuola elementare, e risolvevano tre problemi. Il primo, che i bambini erano contenti di stare lì anche se venivano un minuto prima, magari dell'apertura dei cancelli, perché ci sono degli obblighi di orario, e si sentivano sicuri perché c'era il nonno di quel momento. Il genitore era contento e il nonno era ancora più contento perché si sentiva ancora protagonista, quindi non era più una persona che aveva perso ogni possibilità, ma era una persona che dava un contributo alla società. Non solo, ma se facciamo un'analisi un momentino statistica, vediamo che da quando questo progetto è terminato, purtroppo sono aumentate le spese sanitarie. Perché gli anziani, non avendo più quella forma di attività, si sono autoesclusi, quindi sentono più dolori, prendono più problemi, vanno più al pronto soccorso, e se voi vi fate un attimino un po' di conti, vedete che quella spesa che era bassissima è diventata triplicata nei costi sociali. Quindi io quello chiedo, visto che parliamo di un piano sociale cittadino, di considerare questi problemi e di fare in modo che questi problemi abbiano una continuità. Vi ringrazio. Bravo. Veronica, fai compito lo stesso. Sono rimasti quattro interventi, due della cooperativa Sant'Egidio e due della comunità, scusate, Sant'Egidio e due della Esperia. Potete fare un intervento così almeno lasciamo poi spazio anche agli interventi conclusivi? Se per voi va bene. Qual è il suo nome? Antonia Lapolia. No, però me la segno. Allora, se magari la... Chi è? La Sant'Egidio, perfetto. Scusi, mi può dire Lapolia? Buonasera a tutti, buonasera al sindaco.
sarò brevissima, mi sembra di aver sentito questo pomeriggio una cosa fondamentale, che è chi punta sui bambini, chi investe sui bambini, investe sul futuro. E noi come Sant'Egidio per i minori facciamo delle scuole della pace, che sono dei centri gratuiti che accolgono tutti i bambini di un quartiere. In questa zona siamo a Tor Bella Monaca, a Torpignattara, al Pigneto, ma siamo in tante parti di Roma. E mi ha colpito perché a novembre abbiamo aperto una scuola della pace qui, proprio a Giulia Agricola. Mi ha colpito la grande accoglienza, che forse è stata, diciamo, c'era un bisogno, non solo un bisogno, diciamo, educativo, di sostegno scolastico, ma c'era un bisogno di stare insieme, perché sono venuti bambini italiani, marocchini, filippini, Bangladesh e quindi le loro famiglie, e ci sembra che questo mondo del tuscolano sia un po' il futuro di Roma. Per fare questa iniziativa abbiamo chiesto ai ragazzi dei licei, abbiamo chiesto aiuto ai ragazzi dei licei della zona, il Lombardo Radice, e il vecchio Vallauri, adesso Ferrari, il Russo, il Russell e va via dicendo. E vi voglio dire che abbiamo visto nei giovani una grande voglia di cambiare, di partecipare al cambiamento del loro quartiere e di contribuire a una cultura della convivenza. Quindi volevo solo sottolineare che per quanto riguarda i piccoli, i minori, i giovani, di non dimenticare questo punto della cultura della convivenza su cui lavorare e su cui Sant'Egidio è disponibile con tutti. Ok, Esperia. Buonasera, sono Crea, rappresento la società Esperia, ho degli asili in convenzione col Comune di Roma, ma sono anche concessionario del Comune di Roma. Sarò brevissimo, sottoscrivo integralmente quello che ha già detto il mio collega Rambaldi su tutti quelli che sono gli aspetti di libertà, eccetera. Volevo solo sottolineare una cosa, è quasi un'esortazione che vorrei farvi. Il servizio, diciamo, amministrativo del Comune, che ha già ipotizzato un bando di gara per le concessioni, che l'ha dovuto ritirare perché è fatto estremamente male coi piedi, vi sta dando probabilmente una nuova mela bacata in mano alla parte politica, che invece poi dovrà gestire i problemi che questa delibera, questa proposta fatta con i piedi, che non sa di che cosa parla, fatta male sotto il profilo anche legale, potrebbe creare dei problemi alla parte politica, ripeto, in maniera, problemi veramente gravi, perché sono i gravi problemi per le famiglie, i problemi per gli operatori, tutte cose che hanno già detto i miei colleghi, e che sicuramente non passeranno inosservate, né passeranno così sotto silenzio, anche se voi le doveste approvare, perché è contro qualsiasi logica economica, sociale, imprenditoriale, è sbagliata da qualsiasi punto di vista, e penso che sia una trappola ideata dalla parte amministrativa e data in pasto alla parte politica. Se voi pensate, la parte amministrativa ha già fallito, ha già sbagliato, perché il bando delle concessioni l'ha già dovuto ritirare ed era fatto quello per crearvi il primo problema appena siete arrivati, però noi li abbiamo fatto ritirare. Quindi vi esorto a guardare con attenzione le trappole, il terreno disseminato di trappole che comunque noi cerchiamo di evitare. Grazie. Ok, adesso gli ultimi tre interventi. La prima è la Bonia. Buonasera a tutti, sono Antonia Labonia, oggi ultimo giorno dipendente di questa amministrazione, perché da domani sarà la gestione. E sono qui in rappresentanza dell'Associazione Gruppo Nazionale Nidi Infanzia, di cui sono la responsabile. Allora, è da molti anni che mi occupo di servizi educativi.
educativi, molte cose sono state già dette negli interventi precedenti, vorrei mettere soltanto, diciamo, in luce un aspetto. La legge 107 ha riconosciuto i primi 6 anni di vita del bambino come primo scalino della formazione dell'individuo. Un riconoscimento molto importante perché, come saprete, per tanti anni i servizi 0-3, ma anche parzialmente i servizi 3-6 sono stati considerati esclusivamente servizi assistenziali, quindi disconoscendo tutto quello che è l'aspetto educativo e di aiuto alla crescita che si dà al bambino e alla famiglia. Quindi il fatto che all'interno della legge 107 ci sia questo riconoscimento e che venga compattato il servizio 06 è un passo avanti molto importante. Nei decreti delega, che attualmente sono ancora alla discussione della Commissione, ci sono la realizzazione poi, diciamo, di questo diritto per tutti i bambini della nostra città e del nostro paese. Purtroppo negli interventi precedenti ho sentito anche delle inesattezze rispetto ai decreti, quindi insomma vi invito, ma sicuramente ne sapete più di me, quello che sta accadendo in sede parlamentare per quanto riguarda appunto l'applicazione della legge 107. Quello che mi premeva dire è che di fatto un sistema integrato esiste anche al di là del sistema integrato. Nella nostra città, come in altre, esistono nidi privati, nidi comunali, nidi convenzionati. Esistono scuole dell'infanzia pubbliche, statali e comunali, come esistono scuole dell'infanzia private. Quindi di fatto c'è un sistema che deve essere integrato e che la legge 107 riconosce come importante che sia integrato. Quindi la preoccupazione forte delle azioni che si pensa di poter mettere in atto nei prossimi mesi, quello dell'esclusione della formazione dei servizi privati, quello del bando dove in prima battuta ci sia la scelta dei nidi pubblici, preoccupa molto, perché sicuramente sono delle azioni che non vanno in un senso di un sistema integrato che è stato detto pubblico-privato funziona ed è un bene per la città. A questo proposito, un piccolo accenno a quello che avviene già all'interno degli uffici municipali, no? Ci preoccupiamo che c'è un calo di iscrizioni, che non sono dovute solo al calo delle nascite, bisogna interrogarsi perché c'è un calo delle iscrizioni. Ma l'unico problema è quello delle iscrizioni online. Noi abbiamo tantissime famiglie che non sono in grado da sole di risolvere l'iscrizione online. Per la scuola dell'infanzia il lunedì scadevano le iscrizioni, il venerdì noi avevamo chiamate e genitori che si presentavano agli uffici municipali perché non avevano potuto accedere al sistema online. Allora, il sistema online sicuramente è un'innovazione, ma va accompagnato con l'aiuto degli uffici. E non solo. Precedentemente, quando le famiglie venivano ad iscrivere i bambini presso gli uffici, avevano un primo contatto, sì, un primo contatto con le coordinatrici che illustravano quello che era l'attività all'interno del servizio educativo. Quindi questo omogenizzare e allontanare le famiglie dal servizio è uno, non il solo, ma è uno dei motivi del calo delle iscrizioni. Grazie. Chiedo però di stringere con i tempi perché altrimenti andiamo proprio fuori tempo. Sarò brevissima. Il mio è innanzitutto un invito alla sindaca e all'assessore di venire a Città Educativa, a 2 passi da qui, una realtà che mi piacerebbe moltissimo che lei conoscesse per portarla ai tanti tavoli internazionali o nazionali che lei frequenta, perché a Roma abbiamo un'eccellenza, una piccola porzione di Silicon Valley che è proprio a 2 passi da qui, un luogo dove da 2004 in particolare, attraverso
l'incarico che è stato dato alla Fondazione Mondo Digitale, alleniamo i ragazzi, i bambini con dei laboratori anche gratuiti, alle, soprattutto gratuiti tutte le mattine, ragazzi delle scuole, ai mestieri del futuro, dove si parla di robotica, dove si parla di coding, di STEM, di donne e nuove tecnologie, ma soprattutto anche di realtà immersiva. È qui che si cominciano a costruire proprio i mestieri del domani, i mestieri che oggi non hanno ancora un nome. Quindi il mio è tendenzialmente un invito e anche a chiederle di aiutateci a continuare a fare questo lavoro, perché lei potrà sapere dall'assessore che ci potrebbero essere delle complicazioni per questioni legate alla sede, quindi soltanto di permetteteci di continuare a fare il bene per questa città. Grazie. Allora, innanzitutto buonasera e buonasera anche al sindaco. Io non ho niente di preparato in quanto faccio parte dell'assistenza in diretta, che oggi c'era una riunione del gruppo qui in settimo municipio. Ho colto l'occasione semplicemente perché adesso ho un gravissimo problema, in quanto... Allora, no, sì, ok. No, no, volevo dire che non ho niente di preparato, ho sentito tutti che parlavano. Allora, io volevo dire soltanto questo. Io ho una badante che si occupa di me e ha fatto domanda, è straniera, avevano occupato una scuola che era in disuso, la polizia l'ha sgombrati, come sapete bene il leader, e una cooperativa di quelle Atlante, mi pare si chiami, si è assunta un carico col comune di Roma e insomma ci hanno lo sfratto adesso, perché non è stato pagato l'affitto, non è stato pagata la luce, non è stato pagato il gas. Quindi volevo chiedere se si poteva fare qualche cosa e dove si poteva ritirare lo sfratto per ritirare il bonus che gli hanno dato, insomma, ecco, il bonus che gli avrebbero dato. Allora, intanto magari se viene direttamente in municipio la mattina, così almeno prendiamo appuntamento e possiamo vedere un attimo la situazione. Qui, noi siamo qui, le nostre porte sono sempre aperte. E se viene ci spiega un attimo la situazione, cerchiamo di capire come affrontarla. Se io sono assessore mamma politiche sociali, sì, di questo municipio. No, non è possibile, le porte sono sempre aperte, quindi lei venga, prenda appuntamento e cercheremo di capire la situazione. Ok, la ringrazio. L'ultimo intervento è la signora Santillo Miriam. Salve, buonasera. E come posso notare, la maggior parte delle persone qui in aula sono tutte persone che comunque appartengono a delle cooperative o comunque scuole private. Io invece sono un'educatrice di terza fascia del comune di Roma e ho lavorato anche per le cooperative, per una cooperativa, quindi ho avuto modo di vivere ambedue le situazioni e trovo che in questo momento sia giusto tutelare sia le persone che lavorano per la terza fascia, ma anche precari anche da 10 anni se non di più, 15 anni, come giusto anche tutelare le persone che lavorano per gli asili nidi privati e convenzionati che fanno il proprio lavoro. E la cosa che comunque mi preme dire che ha un peso notevole adesso la sindaca, perché giustamente si ritrova a due fronti e vorrei che questa non fosse guerra tra di noi, cioè per le persone che fanno parte della terza fascia, perché veramente io ad oggi ad esempio sono una ragazza che aspetta un bambino, scusate le emozioni, però io mi trovo... Io mi ritrovo ad esempio una frase che ha detto la signora, poche nascite, è vero, poche nascite, perché ad esempio io che sono nella terza fascia ho dovuto e ho pensato sarà bene portare avanti questa gravidanza, perché no, lo so, perché ad esempio
Io percepisco ovviamente perché sono tutelata come madre, però non posso accedere a un futuro concorso perché non ho i titoli di servizio. E mi sembra veramente incoerente che l'attuale governo, ma anche la ministra della salute che è a oggi presente, sponsorizzi la maternità e la tutela della donna e poi quando noi andremo a fare il concorso non possiamo tutelare quei giorni di servizio. Io non vi chiedo tutto l'anno di gravidanza, che sono 12 mesi più i 3 mesi del bambino, però che almeno venga tutelati 5 mesi obbligatori, perché se fosse per me io andrei anche a lavorare, però stando in un settore con bambini e con virus sarebbe pericoloso per la nascita del bambino, perché potrebbe proprio avere dei contagi, ma se no io, se potessi, andrei pure a lavorare in un ufficio, perché la gravidanza non è una malattia, è una gioia. E quindi mi ricordo che tante volte le madri, e non solo, e anche le ragazze che comunque lavorano per il privato, quindi noi ci mettiamo nelle vostre mani, solo questo, e spero che si risolva senza guerra tra di noi, perché è importante che il diritto sia il diritto di lavoro, il diritto è per tutti, per mamma e papà, per tutti, perché poi è vero che ci sono anche molti uomini qui che fanno parte di diversi settori. E vorrei dire anche, spendere una parola per quanto riguarda la figura dell'AIC, che non è possibile, nonostante io vengo dal comune e vengo dal pubblico, cioè è inconcepibile che questi bambini vengano valutati come macchine, come parcheggi. Gli asili nido, le materne non sono parcheggi, hanno dei sentimenti. E la cosa che mi preme dire è che lo Stato, il governo ci dice: ragazzi, vi dovete formare, dovete avere la laurea, master, specializzazioni, dottorati, e poi quando noi andiamo sul campo molti aspetti non li possiamo praticare perché vengono meno i sussidi su certi aspetti. E il fatto di almeno rinnovare tipo e di non fare il bando ogni 6 anni per quanto riguarda le cooperative e i nidi privati, perché ogni 6 mesi, ma che ci sia una continuità, perché la persona che ha il bambino che ha qualche handicap o comunque che ha qualche mancanza, che poi non è neanche la parola esatta, perché questi bambini sono ricchi veramente, cioè si donano molto, che ci sia una continuità. È importante la continuità dell'AIC, dell'educatrice e degli insegnanti, solo questo. Ok, si è stancato pure, ok, e vorrei praticamente lasciare un bando che con umiltà noi abbiamo fatto con alcune ragazze della terza fascia per tutelare veramente quelli che sono ad oggi vigenti nella graduatoria, con la speranza che non venga eliminato nessuno, solo questo, eliminato perché è la parola più idonea. Grazie. Gli interventi sono terminati, quindi adesso lasciamo la parola all'assessora capitolina Laura Baldassarre, che dopo aver ascoltato potrà replicare in maniera cumulativa a tutti gli interventi. Grazie. Sì, grazie. Allora, buonasera a tutte e tutti, grazie, perché diciamo impariamo sempre molto in questi incontri che stiamo facendo. Come sapete, in giro per Roma ci sono alcune persone ormai che sono diventate affezionate a questo percorso, le ringrazio particolarmente, perché insomma anche per noi veramente impariamo tutti, io credo, e quindi diciamo questa modalità è una modalità che ci prendiamo l'impegno, insomma, come sapete poi ci saranno anche i tavoli municipali, perché quindi stiamo nel contesto cittadino, ma poi ci sono i tavoli che verranno creati a livello municipale per i piani di zona, quindi avrete modo di partecipare anche a questo livello. Allora, innanzitutto cercherò di essere molto breve, anche per e ringrazio insomma la sindaca per essere qui, ringrazio insomma gli assessori e la presidente, perché questo è un lavoro veramente di tutte noi e siamo tutte fortemente determinate a portarlo avanti al meglio delle nostre possibilità. E ringrazio perché noi qui, parliamoci chiaro, e sono molto d'accordo chi è intervenuto dicendo siamo noi che creiamo delle persone deboli, siamo noi che creiamo con delle politiche sbagliate delle fragilità. Cioè qui noi siamo in un filone di pensiero in cui noi vogliamo dare dignità alle persone, a tutte le persone di qualsiasi età,
dai più piccoli ai più grandi, restituendo una dignità e anche dando la possibilità sia a chi lavora, a chi non lavora, a chi appunto vuole, sta ancora studiando, di poter partecipare. Quindi voi, come sapete, noi abbiamo questa idea di una comunità solidale, mi faccio riferimento a uno degli interventi, a questo nonno insomma che ci ha portato questa esperienza, perché la prendo come esempio, perché è importante secondo me lavorare a livello municipale anche per rafforzare le reti poi di volontariato e di attività che si fanno. Poi ci sono, e ringrazio Miriam insomma per l'intervento, perché sappiamo tutti alle precarie di terza fascia, appunto, no no, per questo è fondamentale, anzi noi condividiamo con mia sorella che comunque la prima scelta di diniti sia comunale, noi la condividiamo in pieno, perché noi siamo con loro, poi per esempio fa con lei, c'è una lo scorso febbraio insomma, facciamo finire di parlare l'assessore. No, ma vengo proprio a questo tema, cioè la difficoltà di sedere per tutti noi su queste sedie in cui dobbiamo assumere delle decisioni, ci prendiamo l'impegno e qui siamo a dimostrarlo veramente, di ascoltare e diciamo ascoltare in questo modo è un certo modo di fare politica, perché vogliamo studiare, approfondire, si diceva giustamente, capire le cause, quindi non prendere delle decisioni superficiali. Ecco, siamo qui con tanti di voi, ci siamo già visti in altre sedi, anche l'assessore municipale, il presidente, la sindaca, come sapete è una modalità quello dell'ascolto, perché a noi ci serve per fare meglio il nostro mestiere. Allora partiamo innanzitutto dal tema di tornare a dare dignità alle politiche sociali, e forse tornare a dare per la prima volta dignità alle politiche sociali e anche alle politiche educative, l'abbiamo voluto fortemente insieme, è una faticaccia, diciamolo chiaramente, è una enorme fatica, però è anche una sfida culturale, come avete detto anche voi, quello appunto di avere un approccio che sia il quanto più possibile olistico, come si dice in termini anche di diritti. Allora, il secondo tema è, sono d'accordo con chi lo diceva, cioè dobbiamo nelle nostre scelte tenere insieme i diritti di tutti, di più persone, no? Quindi dei bambini e degli adolescenti, l'avete detto chiaramente, degli operatori e delle operatrici a diverso titolo coinvolti, delle famiglie stesse. E non è un esercizio semplice quello di dare risposte e di tenere insieme questi diritti. Però vi racconto anche la Roma che abbiamo trovato, no? Molti di voi sono intervenuti sul tema dell'AIC, perché secondo me è un tema centrale ma anche un indicatore. Allora, quando io ho chiesto chi fosse tra i due dipartimenti, no? Politiche educative e politiche sociali, che a Roma si occupasse degli AIC, la risposta dell'allora direttore del Dipartimento Politiche Sociali ha detto: no, noi non ce ne occupiamo perché diamo soltanto i soldi ai municipi. La risposta del direttore della direttrice del Dipartimento Politiche Educative è stata: noi non ce ne occupiamo perché i soldi sono alle politiche sociali. Questa è la Roma che noi abbiamo trovato. Allora immediatamente che cosa abbiamo chiesto? Un gruppo di lavoro tra i due dipartimenti per la stesura di un regolamento, e sta dentro il ragionamento che voi facevate, perché guardate che nella ripartizione, faccio solo perché non possiamo, diciamo, avremo modo di approfondire in altre sedi, ma nella richiesta di quale fosse il criterio per la ripartizione dei fondi tra i municipi non c'è alcun criterio oggettivo, cioè significa che non è che c'era un criterio oggettivo 10 anni fa che non è stato rinnovato, non c'è mai stato alcun criterio oggettivo, quindi è stata una contrattazione degli allora assessori con i presidenti, gli assessori municipali. Questo è gravissimo perché avviene sulla pelle dei ragazzini e delle famiglie e poi degli assistenti stessi. Allora io dico, questo è un esempio per tutti di cosa noi intendiamo per fare ordine. Un gruppo di lavoro che sta ultimando in questi giorni la proposta di regolamento sugli AIC, quindi avremo, vi do già appuntamento insomma con chi vorrà partecipare poi alla stesura della versione finale poi di questo regolamento, perché vorremmo mettere a frutto appunto le migliori esperienze. Poi noi in che filone, diciamo, politico-culturale ci siamo e vogliamo essere? Allora, avete parlato di diritti, cioè la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ci dice delle cose fondamentali, non sono dei minori, sono delle persone di minore età. Questo cambia sostanzialmente, perché come si è detto e veniva ricordato, nel percorso per avere finalmente anche a livello nazionale il sistema integrato 06, e come sapete i decreti legislativi sono adesso in discussione, quindi noi stiamo partecipando tramite l'ANCI alle diverse stesure. Per le diverse stesure per fare, dico, per chi ha partecipato al percorso che ricordo è iniziato con una legge appunto che ha raccolto firme in tutta Italia, in cui si è persa una grande opportunità politica, quella di dire che i livelli, che il sistema integrato 06 sia un livello essenziale delle prestazioni, per come è definito dalla nostra Costituzione. Questa è una grande occasione che si è persa, sulla quale le stesse persone che hanno lavorato, la senatrice Puglisi in primis, è stata costretta a dover fare dei passi indietro. Perché?
perché ha vinto il MEF, come si dice in questo, cioè ha vinto la mancanza di coraggio politico nel dire le risorse devono essere messe a disposizione delle famiglie, dei diritti e delle persone, e non il contrario, non che decidiamo che cosa fare in base alle risorse, ma le risorse vanno trovate perché devono essere per le persone. Allora, in questo discorso sullo 06, io penso che c'è la nostra riflessione sui centri interculturali, un esempio per tutti, cioè i centri interculturali, abbiamo iniziato un percorso che continueremo e li inseriremo all'interno del piano sociale cittadino, perché i centri interculturali su Roma, al di là della difficoltà adesso attuale di una scelta che, come giustamente veniva ricordato, ha creato una maggiore disomogeneità nei municipi, e questo è un tema centrale. Noi, nella memoria di giunta che abbiamo approvato, che in qualche modo dà il là a questo percorso sul piano sociale, abbiamo già detto delle parole molto chiare, cioè noi lavoriamo in termini di livelli essenziali in tutti i municipi, cioè noi non vorremmo avere dei servizi che sono gli stessi in tutti i municipi, detto in altre parole. Questo è già previsto anche dallo statuto di Roma Capitale, ma non è attuato, e allora centro interculturale dovrà significare la stessa cosa, e probabilmente il percorso che abbiamo iniziato dovremmo ripensare, perché erano luoghi all'avanguardia 20 anni fa, ma adesso probabilmente l'intercultura dovrebbe essere una modalità trasversale in tutti i nostri territori, perché se noi studiamo i dati sulla presenza di persone straniere nel nostro territorio dobbiamo ripensare i nostri servizi per renderli adeguati. Allora, poi rispetto ai nidi, io lo dico chiaramente, e ne abbiamo già parlato anche fin dall'inizio con le amiche di Onda Gialla, per tutte le altre realtà che lavorano in questo ambito. Cioè, io qui noi abbiamo un dato che non viene probabilmente mai adeguatamente ricordato, delle 4.592 rinunce. Allora, noi abbiamo il dato, come sapete, dei posti disponibili e delle liste d'attesa. Allora, qui non è stata negli anni fatta alcuna programmazione, cioè io penso che a livello municipale abbiamo tantissimi nidi anche chiusi, io ne ho visti anche, cioè chiavi in mano, con tanto di asciugatrici già predisposte, quindi noi abbiamo i nidi dove non ci sono i ragazzini, abbiamo i ragazzini dove non ci stanno i nidi, lo dico male perché dobbiamo sintetizzare. Allora, noi prima di tutto quello che abbiamo chiesto è una geolocalizzazione di tutti i nidi e soprattutto la possibilità di avere delle proiezioni nel tempo, perché non è stata fatta alcuna programmazione negli anni, e la situazione che ci troviamo oggi a vivere è anche questa: posti vacanti sì, liste d'attesa sì, ma soprattutto rinunce. E sono d'accordo col trovare le cause, e per questo noi ci stiamo non sbrigando, ma noi fin da agosto abbiamo detto agli uffici che volevamo dei tempi diversi per le famiglie romane rispetto ai nidi. Quindi abbiamo detto, se noi per marzo raccogliamo le iscrizioni, a maggio possiamo dare la certezza alle famiglie, perché questo, a proposito di analisi delle cause, è una delle cause fondamentali. L'altra, l'iscrizione online, noi l'abbiamo già prevista, veniva ricordata, per le scuole di infanzia, abbiamo introdotto tre, uno, l'allineamento dell'iscrizione con le scuole statali, perché Roma Capitale vuole venire dopo? Poi l'iscrizione online sì, ma anche la possibilità di recarsi presso i municipi, la stessa cosa verrà fatta adesso per appunto i nidi. La terza cosa è, siamo in una realtà interculturale, i moduli tradotti in diverse lingue, questo è un aspetto fondamentale che recupererà, sì, ma non c'era come attività permanente, questa è la questione centrale, grazie per chi ha detto c'erano, perché noi siamo a Roma pieni di singole progettualità che nascono e che muoiono, invece noi dobbiamo ragionare in termini di programma, quindi i moduli devono essere sempre tradotti, non so come dire, proprio come attività. Allora, poi le scelte che stiamo facendo, allora la scelta è complicata, lo diciamo subito, cioè sono settimane che ci stiamo spaccando la testa. Quella che è uscita è la proposta degli uffici, qui vogliamo essere molto chiari, non è la nostra proposta, quindi tutto questo vada avanti. Gli uffici c'erano là, gli stessi burocrati c'erano nella scorsa giunta e nella giunta precedente. Sì, allora no, ma io sono stata chiara, era la proposta degli uffici, e tra l'altro noi siamo anche molto, diciamo, abbiamo provato anche a dirlo, nel senso che questa è anche una questione di procurato allarme nei confronti delle famiglie, dei genitori, dei lavoratori, però grazie, se finisco, grazie, no, abbiamo ascoltato, grazie, buon al turno nostro. Allora, la questione è, innanzitutto, noi abbiamo un obiettivo europeo del 33%, voi lo sapete questo, invece a Roma stiamo passando dal 30 al 29, quindi il discorso che facevamo fin dall'inizio con le persone appunto di questo settore è, ma noi dobbiamo fare una campagna di comunicazione per le famiglie, per spiegare l'importanza del nido. Noi dobbiamo andare a recuperare
sia chi appunto non iscrive più al nido, che sicuramente ci sono questioni economiche, ma non sono soltanto questioni economiche. Qui noi abbiamo un problema proprio che negli anni, mentre Roma era, come sapete, anche un punto di eccellenza a livello nazionale, il sistema integrato pubblico-privato, la qualità e quant'altro, avete ricordato la formazione congiunta, che è un aspetto fondamentale che noi vogliamo recuperare, perché quest'anno il piano è stato fatto per le 6600 un anno sul curriculum, ma l'anno prossimo sarà il piano triennale, quindi senz'altro verrà fatto insieme, questo ve lo anticipo. Però quello che fa la differenza fondamentalmente è comprendere, e provo a dirlo con parole semplici, cioè l'importanza per il bambino di andare al nido, per il bambino e soprattutto per i bambini delle famiglie più disagiate. Questo, come sapete, è quello che ci dice anche l'Europa e che ci dicono le migliori, no, i migliori studi, perché è una porta di ingresso alla vita. Questo è il cambiamento culturale che noi dobbiamo promuovere prima di tutto, e per questo abbineremo all'iscrizione anche una campagna proprio di informazione che proponiamo di fare insieme. Noi l'abbiamo detto, da perché noi secondo me dobbiamo avere il problema di avere posti in eccesso, questo, noi a questo dobbiamo arrivare, secondo me insieme possiamo arrivarci. Allora, quindi eliminando le barriere in eccesso, dico anche sul tema giustissimo, cioè del controllo sui nidi privatissimi, tanto per essere chiara, noi abbiamo chiesto alla regione, perché qui sapete che la regione, uno dei temi che abbiamo portato, perché noi stiamo facendo un raccordo permanente sia sul sociale che sulla scuola con la regione, proprio perché ognuno deve fare la propria parte. Allora, su questo aspetto è stato cruciale il chiedere comunque un controllo puntuale, preciso, perché questo è anche un modo per garantire che i ragazzini vadano in nidi di qualità, il fatto che ci sia un controllo anche su tutta la parte più privata di questo mondo, che come sapete sta diciamo aumentando. Dobbiamo andare a recuperare quelli di ragazzini fondamentalmente anche con un'offerta. Allora, noi quello che stiamo facendo è sicuramente fare un ragionamento per tenere insieme. Allora, innanzitutto noi abbiamo fatto una scelta sulle stabilizzazioni e continueremo a farlo, quindi questo ne dovete tenere presente, io lo devo dire chiaramente, cioè la scelta di questa giunta è stata di utilizzare tutte le risorse e tutte le risorse anche diciamo giuridiche che avevamo disponibili per stabilizzare e dare quindi una priorità al lavoro garantito in qualche modo, per dirlo chiaramente, e continueremo in questo senso, continueremo a farlo anche grazie al tema della clausola sociale. Guardate, noi stiamo facendo tanti incontri direttamente con lavoratori e lavoratrici, con rappresentanze sindacali, per declinare al meglio la clausola sociale anche nei bandi. Questo è un aspetto cruciale per noi, e però dobbiamo, clausola sociale, come sapete il codice degli appalti dà la possibilità agli enti locali di inserirla nei bandi, noi stiamo decidendo di inserirla sempre. Siamo partiti, tanto per essere chiari, dal bando sulla retenzione scolastica, nel dire deve essere inserita la clausola sociale, e poi stiamo cercando di, io ero ieri con le cuoche, voglio dire, non lavoriamo soltanto con i sindacati, cioè erano con le cuoche, perché come al solito poi le persone che lavorano direttamente sanno tantissimo e possono veramente darci molti spunti importanti per diventare noi più efficaci, perché la clausola sociale deve essere efficace, noi non ci basta metterci il fiore all'occhiello e dire abbiamo inserito, ma vogliamo che sia realmente a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, perché qui io lo dico chiaramente, uno dei primi incontri che ho fatto con i sindacati era all'interno di un bando che avevano fatto in precedenza per era in questo caso il portierato delle case di riposo. La clausola sociale era stata inserita, ma col cambio appalto da cooperativa a società, la società applicava il contratto collettivo nazionale, qui giustamente è stato citato anche, no, il pullulare di contratti collettivi nazionali, in quel caso l'attuazione del contratto collettivo nazionale era peggiorativo, e quindi le persone passavano da 900 a 700 euro mensili, che non è proprio come passare da 9.000 a 7.000 euro mensili, quindi noi abbiamo un problema di guardare l'attuazione della clausola sociale dal punto di vista anche dei lavoratori e delle lavoratrici, e per questo stiamo ascoltando anche loro direttamente. Poi sulla parte scuola e territorio, io devo dire chiaramente, la 285 è una grande opportunità, è stata ricordata, la 285 del 97 è una grande opportunità, però non sono state date, questo dall'approfondimento che abbiamo fatto, delle linee di indirizzo politico chiaro, e qui lo dico chiaramente, infanzia e adolescenza, qui c'è un vuoto, chi parlava dei centri aggregativi giovanili, qui c'è un vuoto di politiche per la preadolescenza e l'adolescenza. L'esperienza che portavano rispetto ad esempio uno per tutto sul tema delle dipendenze, c'è un vuoto.
c'è un vuoto enorme e noi sappiamo benissimo che per intervenire in questo ambito dobbiamo lavorare sulla prevenzione, sul contrasto e sul recupero, e sulla prevenzione non si fa più praticamente nulla di modo sistematico. Per questo noi lo inseriamo anche nel tema del piano sociale, uno degli incontri sarà sulle dipendenze e uno dei temi che noi proporremo di portare dentro la 285 e poi come programmi permanenti nelle scuole, ma non solo, è proprio il tema ad esempio delle dipendenze, ma la 285 deve essere uno strumento grazie al quale noi realizziamo dei servizi, però come vi dicevo nell'ambito dei livelli essenziali. È molto importante un uso accorto di tutte le risorse che noi abbiamo a disposizione, così come la parte di progettualità europea, qualcuno di voi lo ricordava, noi stiamo cercando veramente di attivare tutte le risorse che possiamo attivare, perché molto spesso ci sono delle risorse che potevano essere utilizzate e che non sono state utilizzate, e questo è importante ricordarlo, o delle risorse magari per dedicare alla dispersione scolastica che sono ad esempio state utilizzate su altro. Allora noi su tutto abbiamo detto, e questo lo trovate nella memoria di giunta e è la nostra impostazione sul piano sociale, che noi vogliamo un orientamento ai risultati, cioè non ci basterà dire abbiamo fatto delle cose, ma vogliamo ottenere, e per questo il lavoro verrà fatto con le università e con i centri di ricerca sui dati, perché vogliamo dei risultati che siano certificabili in qualche modo e non soltanto quindi dei ragionamenti a monte. Allora rispetto tanto voi sulla risposta chiara sui nidi, noi contiamo di portare la delibera in giunta questo venerdì, mentre siamo qui ci sono ancora in atto dei ragionamenti con gli uffici, perché noi comunque dobbiamo contemperare dei diritti diversi. Da una parte la scelta fatta sui dipendenti dei nidi a gestione diretta, dall'altra la possibilità delle famiglie di scegliere la continuità educativa per i bimbi che già sono in un nido, per i bimbi che magari hanno già fratelli nel loro nido, per i bimbi con disabilità, e quindi stiamo entrando molto nel dettaglio. Rispetto alla scelta generale ci saranno poi una serie di sotto possibilità, perché non è semplice assumere questa scelta, però quello che vi posso dire è che lo stiamo facendo cercando veramente di approfondire al meglio, quindi gli incontri sono stati fatti, gli approfondimenti sui dati, siamo pieni di dati, e io dico andiamoci insieme a riconquistare quei 4.592 ragazzini che potevano stare nei nidi, se volete a gestione diretta o indiretta, invece hanno rinunciato. Questo secondo me deve essere il nostro obiettivo comune. Grazie. Allora io ripeto quello che ha detto l'assessore, stiamo finendo di lavorare, i dati che sono usciti sono dei dati, scusate, che non sono, che sono degli uffici, e peraltro hanno creato anche un po' di allarme all'interno della comunità romana, e questo ce ne dispiace molto, perché erano dei dati assolutamente parziali che sarebbero stati oggetto di rivisitazione come è attualmente. Ribadisco, mi spiace non poter dare una risposta specifica questa sera, perché il lavoro è ancora in corso e quindi non sarebbe una risposta completa, come non doveva uscire prima quel dato che ha creato solo allarme ed era peraltro assolutamente non corrispondente alla volontà politica di questa amministrazione. Non mi sento oggi di dare alcuna risposta perché siamo ancora nella fase appunto della lavorazione. Io in realtà non devo aggiungere nulla a quello che ha detto l'assessore, perché ha risposto direi in maniera piuttosto esaustiva un po' a tutti i temi che sono, tutte le questioni che sono state sollevate stasera. Però devo dire una cosa, mi sento, è la prima volta che partecipo a uno di questi incontri del Circolo Roma, Ascolta Roma, mi sento di ringraziare un po' tutti le persone che sono intervenute, perché hanno portato al tavolo e hanno sollevato una serie di questioni, hanno portato elementi per arricchire il dibattito e per integrare questo piano sociale cittadino, che sarà poi declinato anche nei singoli municipi, questo è evidente, a partire dalle linee guida che invece stiamo redigendo a livello cittadino, quindi a livello comunale. Mi sento di ringraziare le persone che si sono sedute di qua, quindi la Presidente che si è dovuta assentare,
i vari assessorati che hanno partecipato e che continuano a partecipare, perché avere la possibilità di confrontarsi è il modo migliore per affrontare temi che magari possono sfuggire, e quindi riuscire ad ascoltare anche in maniera talvolta scomoda, lo dico da amministratore, critiche che magari derivano anche da scelte che sono state fatte nelle precedenti amministrazioni e che comunque noi ci siamo assunti il ruolo di cambiare, ma che oggi toccano a noi, è un po' scomodo, però ci sta tutto, quindi vi ringrazio anche per non aver trasformato questa serata in una sorta di lotta tra persone, come è stato ricordato, anche avendo talvolta degli interessi che apparentemente possono sembrare contrapposti. In realtà l'obiettivo è proprio quello che diceva l'assessore, riconquistare tutta una parte di piccoli utenti che di fatto sono scappati dall'offerta comunale, sia a gestione diretta o indiretta, perché di fatto Roma così si occupa dei suoi bambini, con una gestione integrata tra pubblico e privato, e dobbiamo portare avanti questa scelta in maniera coraggiosa, facendo quello che serve alla città, quindi ai bambini, alle famiglie, ai lavoratori. Aiutateci a far sì che non si trasformi in una lotta tra persone, ma che si trasformi invece in un'occasione di sviluppo e di crescita per la città e per i cittadini. Grazie.